Buongiorno, la pace del Signore sia con tutti noi e con noi rimanga sempre, non soltanto oggi, tutti i giorni della nostra vita, perché la nostra vita da oggi in poi sarà proficua, importante, quell'importanza che solo Dio, attraverso Gesù, può donarci. E vi faccio sapere che ho fatto molti profili per utilizzarli anche per gli stranieri e anche per gli italiani, si intende. E quello che vi chiedo, dove vedete la mia foto e il mio nome, Angelo Piccone, in tutti i profili, gentilmente di poter dare l'aggiunta. Amici, follower e mi piace. Andando anche nei miei video, perché sono importanti di crescita spirituale, materiale e anche di guarigione. E come vedete, mentre prego, le persone guariscono. Non lo so perché. Si vede che Dio e Gesù mi hanno benedetto. Sia chiaro. Poi, mentre sono qui, che sto registrando in macchina, sentite il rumore di qualche macchina che passa, ma non ci fate caso. Pensate soltanto a tranquillizzarvi, rilassarvi e soprattutto se avete peccati, andate in ginocchio adesso, chiudete gli occhi, non c'è bisogno che guardate il video. E date lode e gloria a Dio attraverso Gesù, immaginando Gesù davanti a voi, ad occhi chiusi, buttando tutti i peccati che avete. E quanti peccati avete? Quanti? Forse saranno moltissimi. Prendeteli con la mano, così come se spassassero i capelli. Prendendo questi peccati e li buttate ai piedi di Gesù, immaginando che mentre spazzate con la mano sul lato destro sopra l'orecchio, prendessimo tutti questi peccati e li buttate ai piedi di Gesù e avete risolto il vostro problema del vostro cervello collettivo. Se lo fate bene, e immaginate perfettamente come vi ho detto, sarete liberati, aiutati e sostenuti. Io fra poco devo chiudere e chiudo con una piccola preghiera. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo, veniamo a te per consolidare questa preghiera di stamattina a tutti i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici. Perché li perdono e desidero che per primi possano entrare loro nel regno di Dio, amandoci uno con l'altro e perdonandoci. Padre, ti affido anche gli atei che si sono allontanati da te perché qualche religione li ha fatto stufare. E hanno deciso di diventare atei, di non credere più a nessuno. Oggi tu ci hai fatto capire che le religioni non servono per edificarsi davanti a te. Ci hai fatto capire che dobbiamo avere una relazione con tuo figlio Gesù. Questo è molto importante, Padre, che abbiamo capito questo. Ti ringraziamo ancora per quello che fai e per quello che farai d'ora in poi a tutto il mondo intero. Soprattutto benedici quelli che dormono in coma. Stendi la tua mano su queste persone che dormono in coma, risvegliali. Dagli quella potenza, quel risveglio mattutino per sempre. Ti ringrazio, Padre. Che queste persone che dormono
aprono gli occhi e vedono te. Per prima cosa vedono te e restano sbalorditi del miracolo che tu hai fatto stamattina. Ti ringrazio, Padre, e poi ti voglio pregare per tutti quelli che sono divorziati, che possono fare un passo indietro con la mente adesso, chiamare il suo amico o il suo marito o la sua moglie e chiedergli perdono. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Vi saluto. A dopo.